Qua, questo grande autore che è Fogelin, la volta scorsa me l'avete forse sentito chi c'era di voi, veramente, no? Parlare, parte proprio parlando dell'ordine, parte proprio considerando queste dimensioni. Cioè proprio parte della grecità, non per fare un passo, chissà, un passo indietro e richiamare qualcosa del passato, ma perché l'esperienza greca dell'ordine è l'esperienza che ha dato origine. Non dire, la chiamiamo filosofia, ma si può dire metafisica proprio, ha dato proprio la spinta, è nata la metafisica, la spinta, è nata la metafisica. Quindi lo gnosticismo ha un'anima molto differenziata, forme espressive molto differenziate. La caratteristica però di ogni dimensione gnostica è la creazione di una seconda realtà. Questo lo vedremo meglio, è importantissimo però come scarto, no? La riflessione, cioè ogni atteggiamento, quindi non è che lo gnosticismo appartiene solo a delle sette gnostiche. Ogni volta che noi creiamo una seconda realtà, entriamo nella dimensione gnostica, in questo senso è una grande tentazione che anche a livello di vita psicologica a volte noi rischiamo di subire drasticamente per giunta, per tutte le volte che entriamo in un mondo, in una seconda realtà, inevitabilmente creiamo un conflitto con quella che è la realtà, non la prima, ma è la realtà. Quindi significa che noi di fatto, anche su un punto di vista, sarebbe interessante che la psicologia approfondisse anche questi aspetti individuali, psicologici dello gnosticismo, noi quando creiamo una seconda realtà, noi mettiamo gli elementi conflittuali con la realtà. E la realtà non sono i sassi, non sono i monti, non sono le cose, sono gli uomini anche. Quindi ci immaginiamo una seconda realtà. E ecco un'importante definizione questa di ideologia, perché diciamo cosa sono le ideologie? Le ideologie sono sistemi che costruiscono una seconda realtà. E quindi la vera definizione di ideologia, tra l'altro un autore che non ha assolutamente una formazione fogliniana, coglieva, si chiama Michel Henry, coglieva questo aspetto, proprio con un itinerario completamente diverso, che la caratteristica dell'ideologia è parlare della realtà con strumenti che non sono della realtà. Quindi significa che costruisce una seconda realtà. Questa costruzione può interessare la nostra vita psichica. Abbiamo le gnosi emotive, per esempio i movimenti New Age. Uno dei drammi, io ho cercato, non ho approfondito perché ci vogliono studi e anche una certa continuità di studi, no, sui fenomeni dei nuovi movimenti cosiddetti religiosi. Darwin è un grande esperto, quindi padre Darwin ve ne parlerà domani, se casomai, se, non so se ve ne parlerà domani, comunque lui è veramente lo studioso da decenni di questi fenomeni qua. Però sicuramente lì il gioco c'è un gnosticismo di natura emotivo, legato in parte anche a una perdita della ritualità cattolica, perché molti movimenti religiosi hanno innesto e riescono anche ad avvicinarsi ai giovani, ma addirittura anche negli stadi, le tifoserie sono organizzate con un simbolismo che è impressionante. Io alcuni anni fa ebbi una tesi proprio sulle tifoserie, rimasi impressionato. C'è un simbolismo, no? C'è una scala gerarchica proprio di questo simbolismo legato appunto a tutte le varie logge, si può dire, delle tifoserie, che è impressionante. Ma provate ad immaginare nuovi movimenti religiosi negli ambienti dei reiki, dove si usano questi simbolismi e mettono in piedi un tipo di gnosticismo emotivo. Qual è la grandissima ambiguità? Pensiamo la storicità, cioè il vivere nel contesto della nostra storia, qui. Come tradizione assumiamo quella forma, come forma realizzativa dell'umano. Possiamo rimanere in due, eh? Però quella è una forma storica, non è che la tradizione sia un guardare il passato. Che poi nel passato quella forma sia stata anche particolarmente diffusa e condivisa, quello è un altro problema che riguarda la ricerca storica. La modernità, badate bene, è una forma, non è l'oggi. Oggi sicuramente dominante, cioè condivisa in virtù da certi poteri, però condivisa da grandi numeri, da grandi masse. Ma la modernità, dicendo che è una forma, potremmo usare un altro termine, dicendo che è uno spirito, non mi indica l'oggi, eh? Che è il paradiso, ma forse il paradiso me lo devo guadagnare io.
anzi, il paradiso è la mia costruzione. Quindi c'è una crisi esistenziale con l'avvento del cristianesimo che riguarda l'uomo dell'epoca tarda antica, fino a che la modernità esploderà questa antropologia gnostica, del tipo il Dio che ci ha promesso i cristiani ad avvenire. Chissà se è vero, quelle promesse. Paradiso forse è meglio che me lo costruisca io. Capite qual è la matrice della costruzione della seconda realtà? Non è solo un atto speculativo, questa è la gnosi speculativa. Hegel, che lo diceva mio figlio che doveva studiare Hegel, in questi giorni qua gli ho letto la biografia, visto che la scuola oggi è una tragedia per tutti i ragazzi. Entrano a scuola che sono ragazzi normali, escono fuori, che sono devastati, hanno un senso di sé distrutto, quindi c'è qualcosa che non va. Ieri Dio ha promesso un paradiso, ce l'ha promesso un po' troppo in là per i nostri gusti. Sono un po' rudimentale, no? Perché non ce lo costruiamo? Il paradiso. È qua che comincia a nascere la matrice della seconda realtà, il disordine. Ed è interessante capire questo, perché se capiamo questo, capiamo le ragioni esistenziali che producono un pensiero gnostico, ma purtroppo anche le ragioni esistenziali che producono un agire gnostico. Quello che lo dico ai miei figli, ma ci siamo tutti un po' dentro, ma è normale le nostre vite girare con questi accidenti qua per la strada? Sì, sto arrivando. Aspetta, arrivo su. Lo mando via, eh? Provate a immaginare se qualcuno ci riprendesse e fra qualche secolo, se ci saremo ancora, non voglio fare l'apocalittico ma ho qualche dubbio, però, e guarda per la strada, no? I miei figli che sono poi ragazzi, al vento, posso dire il marxismo, i grandi movimenti di massa marxisti hanno preparato il successo della società tecnocratica, ma la società tecnocratica è una società che va conosciuta con gli strumenti dello gnosticismo. Per capire la gravità della situazione in cui siamo, che stiamo vivendo. E qual è, badate bene, come vi dicevo, è una prassi quindi, il cui nucleo è questo. Siccome il cristianesimo, compiendo in modo definitivo la rivelazione, ha generato un'escatologia trascendente, per cui il regno di Dio lo guadagneremo dopo la morte, e dopo la fine del mondo ci sarà il regno di Dio, lo gnostico ha questa fede per il presto, inizia dal tutto, finché da reputo un nemico. Ha generato però, proprio nelle mani di questa sensibilità gnostica, di questa cultura gnostica, il culto dell'artificiale. E l'artificiale non sono mica le nostre finte piscine, l'artificiale è questo. Sono tutti quelli che chiamiamo impropriamente strumenti, ma sono dei media. E uno dei più grandi studiosi dei media, che è McLuhan, parlava di una cosa satanica, l'espressione sua, e diceva che i cristiani dovranno combattere, e lui stava parlando che non c'era il cellulare ancora, che non è più un cellulare, lo sapete che non è più un cellulare questo, Cioè, è una delle sue attività. Essere un cellulare. Quindi la seconda realtà diventa l'artificiale. E per far funzionare questi, sapete cosa bisogna fare? Perché i cellulari funzionano solo se noi informatizziamo tutto il mondo. E uno dei problemi, siccome ho una figlia che fa astronomia, uno dei problemi degli astronomi è che anche i cannocchiali, non solo i cannocchiali, come si chiamano, i telescopi, per osservare le stelle non riescono più ad osservarle perché abbiamo delle barriere ormai di onde che sono legate alla nostra rivoluzione elettronica che impediscono di osservare anche il cielo, cosa abbastanza interessante. Quindi la seconda realtà diventa e ha come sua matrice quella che solo dopo la rivelazione cristiana può nascere, facciamo il nostro paradiso. E questo paradiso non può tenere neanche a conto la realtà naturale. Ecco la devastazione che l'abbiamo sotto gli occhi. Anche un certo ecologismo, noi
Il fatto che in Italia ci sia il nostro ecologismo marcato molto di sinistra, proprio è diventato un'ideologia spesso di sinistra, bisogna dirlo, non bisogna confondere l'ecologismo con la sinistra. Cioè i nostri grandi bonificatori dell'Europa erano dei monaci, Cioè l'amore per il mondo naturale è una delle componenti consustanziali del cristiano, o se volete anche dell'uomo religioso. Questa devastazione che noi non riusciamo più a frenare, questo abbandono della terra, questo abbandono delle rivelazioni cosmiche, noi la dobbiamo misurare come una delle forme più radicali del nichilismo che stiamo vivendo, che è un gnosticismo. Non è un nichilismo solo nella mente, è un nichilismo nella pratica. E questa pratica implica questa rivoluzione, la necessità di costruire la seconda realtà. Ma una seconda realtà che non deve assomigliare a quell'altra, a quella che è. Una realtà che comincia a essere sistema. Questa è un'altra forma di colonizzazione gnostica della politica. Paradossale, perché oggi noi diremmo, io mi devo difendere i politici, è evidente, abbiamo dei politici che sono completamente proni a che cosa? Un establishment gnostico di potere. Ha una tentazione permanente che c'è nel cuore umano, anche nel nostro, che c'è quindi nello spirito umano e che è sfociata all'interno di quadri culturali, storici più disparati, in atteggiamenti e movimenti, a volte religiosi, a volte no direttamente, ma che pur condividendo le scelte di fondo dello gnosticismo primitivo usano ovviamente dei materiali concettuali diversi o affini. Tanto per spiegarmi subito, io all'interno delle gnosi colloco l'induismo, il buddismo, l'ognosticismo, il catarismo, l'illuminismo, lo scientismo di cui ha parlato ieri il professore Morandi. E un conto è la gnosi dell'induismo e del buddismo, o anche del catarismo, e dell'ognosticismo. Sono delle forme dignosi che però hanno una causa diversa. Allora, le gnosi, tre, secondo me, io penso così, ecco, avendole studiate, sono caratterizzate da tre prese di posizioni fondamentali nei confronti della realtà. Già questo vi dovrebbe mettere sul chi va là, nel senso che una visione realista della realtà, cristiana della realtà, non prende posizione nei confronti della realtà. Noi non siamo chiamati a prendere posizione nei confronti della realtà, ma a collocarci all'interno della realtà, accogliendola per quella che è. Per cui, già dall'inizio, questa espressione, presa di posizione, dovrebbe farvi drizzare le orecchie. Quali sono queste prese di posizione? Ecco. Allora, la prima presa di posizione è una ribellione nei confronti del mistero del male. Questa ribellione è il punto di partenza delle grandi gnosi religiose, dell'induismo, del buddismo non c'è dubbio. Ricordatevi l'episodio della vita del Buddha, cresciuto nel palazzo
regale della bambagia, esce dal suo palazzo e si imbatte nel mistero della sofferenza. Bellissimo. Da persona spirituale e coerente come era, lascia il palazzo paterno, la sua famiglia, e comincia la sua vita di erranza, di ricerca della verità, dell'illuminazione, alla quale giunge, notate bene, è un'agnosi, è una, il buddismo è un cammino di salvezza. Non si definiscono abitualmente i buddisti come religiosi veri e propri, ma parlano volentieri di cammino di salvezza. Tramite che cosa? La conoscenza, gnosis, conoscenza. Tramite la conoscenza, questo lo vedremo più avanti. Allora, per cui in questa mentalità gnostica c'è ed esiste una specie di deresponsabilizzazione nei confronti del male. Io non c'entro. Mi ci trovo, ma non c'entro. Non ne sono responsabile. Può essere attribuito a un demiurgo, a un creatore cattivo. Ricordatevi anche certi tratti del gnosticismo antico, questo Dio dell'Antico Testamento, cattivo, è un termine difficile da tradurre, ma perché ha diversi significati: arte, saggezza, illusione, non realtà, inganno, frode, trucco, stregoneria. Tanto per capirci, la nostra parola magia ha questa radice, cioè ci strega la realtà, ci fa credere delle cose che non esistono, non esistono. Per cui si prende di mira la molteplicità. Tutte le gnosi, tutte, riguardo alla materia, è inutile parlarvi del catarismo, addirittura che giungeva al punto di proibire il matrimonio. Perché attraverso il matrimonio tu contribuisci a, attraverso la generazione, a ingabbiare ulteriori spiriti nella materia, nella corporeità. Quindi era, è stato represso nel sangue il catarismo, sì, non è stato purtroppo represso nel sangue, ma rappresentava per la società un pericolo mortale, perché se si nega il matrimonio la società è condannata all'estinzione, di cui si parla. Cioè non si tiene più conto della realtà che è complessa e che è fatta di molti esseri che interagiscono tra di loro. Il discorso dell'ordine, qui non si parla dell'ordine, che cos'è l'ordine? No? Definizione metafisica dell'ordine: unità nella molteplicità. Queste due cose vanno mantenute a tutti i costi se non vogliamo cadere nell'ideologia e nel relativismo. L'unità sì, ma nella molteplicità. In principio non c'è l'unità e non c'è la molteplicità soltanto. Che molteplicità soltanto significa relativismo. Unità, perché vi dico che l'unità nella molteplicità è il punto di partenza? Secondo voi? Qual è il dogma essenziale del cristianesimo? L'unità della molteplicità. L'unità della molteplicità. Quando all'inizio della creazione Dio dice facciamo la nostra immagine, perché questo plurale? Boh. Dio è uno e molteplice, trino.
Queste due cose non devono mai essere disgiunte, perché allora cancelliamo la realtà e cancelliamo l'ambito delle relazioni. Se esiste solo una realtà, con chi mi relaziono? Questo è un dato di fatto. Del resto, proseguo con la definizione, unità dell'ordine, unità della molteplicità, in quanto diversi elementi dipendono gli uni dagli altri tramite relazioni vicendevoli. Quindi se noi ci domandiamo davvero qual è la causa di questo profondo disorientamento, che guardate è penetrato anche nella Chiesa, in maniera ipocrita, mascherata, ma è entrato, è un veleno che è entrato. E qui il discorso sarebbe troppo lungo, ma io l'ho fatto, già accennato 2 anni fa quando sono venuto a parlare della gnosi, e questo discorso, io sono quello che ho dato la dimostrazione che della continuità della gnosi antica nella cultura moderna, la continuità secolo per secolo, è un'opera che adesso è anche in commercio, perché la presa Città Ideale l'altro, e l'ha messa in commercio, quindi adesso è anche in commercio. Io l'avevo fatta in 3 volumi, la si è ridotto in 2 volumi, ma insomma è una cosa più grande. Ma il magistero della Chiesa, che deve essere la sentinella, insomma, la garanzia, no? Che non si va fuori strada, no? È stato esplicito fino al Medioevo, riconoscendo la gnosi che perdurava, ma si pensava, ormai siamo noi i vincitori, no? Quindi sono i residui, no? Pensavano che... Poi la gnosi si è mascherata, e mascherata è entrata nella Chiesa, ossia accreditata come cristiana. E il centro più importante della mascheratura è stato Firenze e la Toscana. Se voi andate a Siena, nel medesimo tempo in cui c'era Marsilio Ficino a Firenze, a Siena, nel pavimento della cattedrale di Siena, voi vedete che ci sono dei magnifici mosaici del 400, e uno di questi grandi mosaici rappresenta Mosè che prende le istruzioni da Ermete Trismegisto del 400. Quindi la gnosi ermetica, no? Che entrava, sì, tramite l'ebraismo, perché loro ebbero un ruolo molto importante, gli ebrei cabalisti, ebbero un ruolo molto importante, ma insomma, è da quel tempo, nell'ambiente protestante, prima l'ambiente del nord ha bevuto da Firenze. Io ho trovato l'opera di Marsilio Ficino dappertutto nel nord Europa, tramite le banche, tramite la Banca Medici, dappertutto l'ho trovata, in tutte le biblioteche importanti, dalla Polonia fino all'Inghilterra. E poi anche gli italiani, altri italiani di questa risma, che ce n'erano altri, naturalmente a Roma, a Napoli, ce n'erano altri di altra cultura, andavano in questi posti accolti molto bene, no? Per varie ragioni di superiorità. Anche a cavallo dovevano andare, si tiravano a cavallo a concionare. A Napoli, dei a cavallo delle prossime Toscana. Beh, io questo non c'è lo una lapide. Sì. Ricorda che Lorenzo, Lorenzo è quello appunto, che certe volte si è tolta la maschera. Io di domani non c'è, qualche volta si tolta la maschera.
in cui le forze sane avrebbero potuto intervenire più efficacemente, no? E dire attenzione, e questo porta là, perché già far dedurre l'esistenza dal cogito è già immanentismo, anche se non è consapevole. E poi dopo, quando c'è stato il divario, no? Un'interpretazione cristiana del cartesianismo alla Malebranche, o un'interpretazione tendenzialmente materialista come quella empirista, no? Anche lì si poteva intervenire in tempo, no? Non c'è stata la forza, c'è stata una depressione culturale nella Chiesa. Vi posso dare un esempio di questo. Ci sono le lettere del generale dei gesuiti ai gesuiti che avevano ceduto verso il cartesianismo per metterli in guardia. Non fate questo. Qualcuno aveva capito. A parte il fatto che non basta dire attenzione, questo è un errore. Bisognerebbe essere in grado di dire attenzione, vi spieghiamo perché è un errore. E poi purtroppo, qui vi ha parlato un domenicano stamani, non crediate che i domenicani siano stati sempre fedeli al Santo Padre. Non mi riferisco a quelli contemporanei, perché ci sono casi clamorosi di tradimento, no? Non lasciamo di stare. Ma nel corso dei secoli, le interpretazioni che loro hanno dato del pensiero di San Tommaso non sono state convincenti. Questo che cosa ha fatto? Che cosa ha prodotto? Ha prodotto che altri campioni sono stati cattolici, sono stati presi in auge, no? Sono stati messi in auge, no? Che non avevano lo stesso valore di San Tommaso. Per non dire poi dei gesuiti, che hanno dato un'interpretazione deviante proprio. Basta che io nomini Molina, Suarez e in tempi moderni Maresciallo, che esplicitamente voleva conciliare il tomismo con il cantismo. Ed è da Maresciallo che c'è la combinazione con Delubac e con Rahner. Certo, il caso di Rahner è proprio speciale, perché Rahner dice addirittura: il mio unico maestro è Heidegger. Quindi, però, per poter dire questo, evidentemente c'era un sottofondo inquinato. Ci sono, in questo post-concilio, ci sono molte condanne di teologi. Sono tre volumi. Le condanne sono state raccolte in tre volumi, che sono nella libreria Radicanzi, si possono acquistare. Beh, un buon numero di questi sono gesuiti. I gesuiti, durante il concilio, fino al concilio, erano 37.500. Adesso, da molti anni, sono 17.000. Hanno avuto il più grande contraccolpo negativo della crisi post-conciliare. Ma la ragione è culturale. Hanno adorato Rahner, il quale diceva che il suo unico maestro è Heidegger, il quale era uno che era nato cattolico, voleva farsi sacerdote, ha lasciato questa strada e si è messo sotto l'ala fenomenologica e quindi sotto l'ipoteca campiana. Bisogna distinguere quello che è
la vita concreta, comune, no? Onesta, secondo il giudizio comune, oggi, dalla filosofia moderna che è immanentista. Allora, lì, aprirsi alla modernità in quello, cosa significa? Che si deve accettare la filosofia immanentista? No, l'unico senso che può avere questa apertura è di mettersi, no, davanti ai moderni e dire: qual è il tuo problema? E tentare di aiutarli a ritrovare la strada giusta, perduta. Se siete capaci lo fate, se non siete capaci vi tenete tutto il resto della modernità. E voi mi direte: ma la cultura della Chiesa oggi è in grado di fare questo? No, secondo me no. Secondo me no. Avendo esaminato i programmi delle università, avendo visto il livello delle più famose e le opere che sono uscite acriticamente da queste università, vi dico, a mio giudizio, che non ci siamo.